vita ad usi che non condivide e non sente suoi, ma soprattutto che sono contro la legge e la convivenza civile. Il suo nome è Angela Corica e scrive per Calabria Ora. Mi sono lanciata nell'avventura giornalistica circa un anno fa e hanno già cercato di tagliarmi le gambe. Nel dicembre 2008 hanno sparato 5 colpi di pistola nella mia macchina. All'inizio non avevo capito cosa fosse. Poi sì, era un avvertimento. Ho chiamato la polizia, ma fino ad oggi nulla. Tutto è iniziato con la storia della discarica abusiva, gestita dal comune per conto di una cooperativa. Qui siamo a Polistena, dove la sanità calabrese ha dato il peggio di sé. Qui è morto un ragazzo, Flavio Scutellà, che dopo una caduta da una giostra ha aspettato per oltre 3 ore un'ambulanza per essere trasferito nell'unico ospedale che aveva posto per operarlo. Quando vi è giunto non c'era più niente da fare. I medici della piana di Gioia Tauro raccontano della paura che si vive nei pronto soccorso della zona. Si interviene con qualcuno a fianco che ti dice cosa devi fare e magari devi lasciare indietro un paziente che muore per salvare uno della famiglia. Una vita senza un'altra, una vita per un'altra, così, senza scrupoli. Il pronto soccorso di un ospedale della zona della piana è una trincea di guerra. I medici sono soldati di un esercito con poche armi, lasciati soli. E quando non lo sono, significa connivenza, collusione con il boss locale. Questa è la sanità calabrese. E i giornali e la stampa cosa fanno? Tacciono per convenienza. Il giornale deve riportare la notizia senza commenti. Molti colleghi mi hanno detto di fermarmi. Perché mettere a rischio? Meglio vivere tranquilli, riportare le notizie senza sporgersi dal finestrino e rischiare di sbattere contro qualcosa di troppo grosso o troppo potente. A mio fratello hanno detto, ma tua sorella cosa si è messa in testa? I politici si fanno sentire solo se scrivi qualcosa. L'omertà è la cultura di tutti qui in Calabria. Il più piccolo delinquente si sente libero di fare quello che vuole perché è protetto e non hanno paura delle forze dell'ordine. Anche quando si tratta di piccoli atti vandalici, spesso la polizia e i carabinieri sanno chi è stato, ma nessuno finisce in caserma. C'è connivenza tra Stato e malavita, o almeno è quello che io vedo semplicemente osservando. Qui sta morendo tutto. Ho tanta rabbia dentro, ma voglio continuare più e meglio di prima. Non mi sono fermata e non mi fermo. Ho paura perché non sono protetta, ma io sono nata qui. 2 volte uccisi dal silenzio, di Angela Corica. Omicidio compiuto da ignoti. Si indaga per trovare il colpevole. 24 luglio 2008. Sono le 18:30 quando a Cinque Frondi, piccola città nel cuore della piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, veniva freddato in pieno centro Pietro Belziti, 78enne incensurato. 3 febbraio 2009. Nello stesso paese veniva ammazzato intorno alle 19 mentre chiudeva il cancello di una sua proprietà Angelo Ferraro, 34enne, con qualche precedente penale alle spalle ma non appartenente alle locali cosche andranghetiste. Gli assassini brutali, avvenuti a distanza di poco tempo, che rimangono comunque accomunati da almeno 3 caratteristiche: l'uso di arma da fuoco per l'esecuzione, la ferocia dei sicari, il mancato arresto del colpevole. Belziti stava facendo una passeggiata su Corso Vittorio Veneto alle 18 di quel tragico 24 luglio, una serena giornata d'estate. Era solo, a pochi metri dalla centrale Piazza della Repubblica. Ma non riesce ad oltrepassarlo il corso. Viene cribellato da almeno 6 colpi esplosi da una pistola calibro 6,35. Una pallottola al gluteo sinistro, una di striscio alle spalle, le altre 4 penetrate dietro la schiena. In pochi drammatici istanti, il pensionato si accascia sul marciapiede, ferito ed immobilizzato in una pozza di sangue. Belziti era conosciuto da tutti in paese come Petru Gennazzu. Viene ricordato come una persona tranquilla, che viveva di piccole abitudini quotidiane, spesso e volentieri solitario, silenzioso. Lo stesso silenzio
di cui è impregnato il piccolo centro di 6.000 anime. Si ha paura a parlare, a difendere la vita di qualcuno, a testimoniare. Poco dopo l'omicidio, le serrande dei vicini negozi sono state calate in quella che è divenuta una delle giornate più cupe di quella estate, per essere riaperte il giorno seguente, con un'urtante regolarità e un'agghiacciante indifferenza. Nessuno parla. In questi casi il prezzo da pagare per una parola sbagliata può essere altissimo. Avrà sbagliato a non farsi i fatti suoi. Solo questo si sente fra le voci anonime della gente. Avrà parlato assai, oppure avrà visto qualcosa che non doveva vedere. Parlare di sviluppo in un simile contesto pare veramente assurdo e lontano anni luce. Ci si consegna con consapevole rassegnazione nelle mani dei criminali per vivere serenamente alla giornata e per poter dormire tranquilli la notte. Così tutti conoscono i volti, i nomi, la gente e i fatti in città. E proprio per questo si tace, si vive nell'ombra, sospesi fra la voglia di gridare e sputare in faccia la violenza e la voglia di assicurarsi un futuro tranquillo mantenendo i figli a scuola e non facendo mancare un pezzo di pane alla famiglia. Erano le 19 in quel gelido 3 febbraio scorso, quando l'allevatore 34enne Angelo Ferraro veniva ucciso a colpi di lupara. Stava per chiudere a chiave il cancello della sua azienda, quando viene raggiunto alle spalle da 2 colpi di fucile calibro 12, sparati a bruciapelo. L'uomo aveva interessi nella compravendita del bestiame e diversi precedenti penali alle spalle. Favoreggiamento, lesioni personali, ricettazione. E inoltre il suo nome spuntava nell'inchiesta della Procura di Ragusa riguardo il ruolo in un'organizzazione operante fra il territorio calabrese e quello siciliano per la commissione di furti e la rivendita illegale di bestiame. La città fa di nuovo i conti con un altro omicidio, studiato bene, preparato nei dettagli. I killer sapevano bene come muoversi in una zona di campagna, poco illuminata e lontana dal centro cittadino. In una casa a pochi passi dall'azienda, Ferraro viveva con moglie e figli. Ma anche in questo caso, nonostante i diversi interrogatori ad amici e parenti, nessuno parla, nessuno ha visto. È passato poco tempo dall'omicidio Ferraro. Nessun colpevole è stato trovato. E presto anche questa morte sarà dimenticata. Campania. 15. Le donne uccidono le donne, di Enrico Fierro. Villalba. Corleone. Africo. San Luca. Ottaviano. Casal di Principe. Nomi di paesi del sud. È il destino triste dei paesi di mafia. Siamo stanchi di essere definiti i casalesi, dicono con sdegno e rabbia gli abitanti di Casal di Principe. I casalesi. Dicono così perché vogliono distinguersi dagli altri casalesi, i camorristi. A Corleone invece il padrino è diventato un brand, la marca di un amaro. E nei bar del corso sono esposte in gigantografia le migliori inquadrature del film di Coppola. Qui i turisti, americani soprattutto, vengono in gita per vedere la casa di Totò Riina. Si fanno portare a montagna dei cavalli per farsi fotografare davanti all'ultimo covo di Binnu Provenzano. A 15 si arriva da Napoli, uscendo a Nola. 2 curve e si entra a 15. La prima cosa che accoglie il visitatore è l'ingresso monumentale del cimitero. Un segno, perché la storia del paese è scritta tutta sulle lapidi del Camposanto, stampata sulle foto a colori dei morti col vestito della festa e sulla bugiarda retorica che ne racconta il passato. Non c'è un morto acciso, tutti resero l'anima a Dio per morte naturale e tutti ovviamente riposano nella grazia del Signore. Così è scritto anche sulla tomba di Fiore Graziano. Graziano e Cava, cognomi che fanno tremare, famiglie sterminate di padri, mogli, figli, nipoti, 2 tribù con i loro riti, le loro regole ferree, i loro eserciti, che si sono combattute uccidendo e uccidendosi per decenni. Ma
L'hanno chiamata faida i cronisti distratti. E invece era una guerra, una sporca guerra di camorra. Il cui bottino era uno solo, il dominio del paese, della sua piazza, delle sue case, della vita della gente. Più forti degli altri, Graziano avevano deciso che non gli bastava il pizzo sulla vendita delle nocelle. Bisognava prendere di più, andare in piazza e salire le scalinate del comune per diventare sindaco. Il più intelligente della famiglia, Fiore, ci riuscì. Nel 1960 fece una sua lista, ci mise un simbolo della torre e vinse. Ma dopo 12 anni, nel 72, Fiore stramazzò a terra, sull'erba di un campo di calcio. E lo sostituì il fratello Pasquale Raffaele, detto Capo Evidiella. Lui, Pasquale, andava pure alle riunioni alla prefettura di Avellino. Avevano deciso di fargli la pelle e lo avevano inseguito sparando con i mitra fino al comune. Non si fece fottere. Prudente, si era costruito un bunker con la porta blindata proprio sopra il suo ufficio. Quando il prefetto vide quel sindaco, che non pronunciava una parola sola di italiano, arrivare alle riunioni con una macchina blindata e due di scorta, scrisse un'informativa riservata al Viminale. E allora il presidente partigiano andò su tutte le furie, chiamò gli esperti e chiese di fare piazza pulita in quel paese dal nome strano. Ma era difficile. Allora i comuni non potevano essere sciolti per mafia e il Quirinale dovette aggrapparsi a un regio decreto del 1938 per destituire Capo Evidiella. Uno schiaffo per la famiglia, il primo nella sua lunga storia di camorra. Raffaele era latitante. Comunisti, preti e tutti i partiti ora si erano messi insieme. Contro la camorra, per la democrazia, dicevano. Per questo i Graziano decisero di far scendere in campo un loro rampollo, Eugenio, sotto il simbolo della torre. Vinse, eletto a pieni voti. La sera che i guaglioni dei Graziano decisero di festeggiare la vittoria, in piazza fecero trovare sotto la casa degli avversari tanti piccioni scannati. Eugenio però indossò la fascia tricolore della Repubblica per pochi mesi. Una sera del 91 era nel suo garage a Scisciano. Stava trattando l'acquisto di un'alfetta blindata quando lo uccisero insieme a due suoi guardaspalle. Aveva da poco passato i 30 anni. Poi vennero altri sindaci col cognome della famiglia, vittoriosi a ogni elezione e sempre con la torre di famiglia. E gli onesti? C'erano 15? C'erano, ed erano tanti. Nessuno li ha raccontati. Le loro vite semplici e straordinarie non entrano mai nei libri della storia di questo paese distratto e smemorato. Le vite di Bruno, Angelo, Antonio, Tonino, Ottaviano, Don Mimì, Don Luigi De Rigi, Ciccio Santaniello e Olga Santaniello, tutti convinti che anche a 15 la democrazia poteva e doveva fermarsi. Che si poteva finalmente sconfiggere il predominio di quelle due famiglie che da 40 anni devastavano la vita e il futuro di tutti come un maledetto cancro. Olga Santaniello, la dottoressa. La chiamavano così, quella donna minuta e disponibile. Dietro al banco della sua farmacia era sempre pronta a dare consigli. Cattolica e democristiana da sempre, mai avrebbe immaginato di impegnarsi direttamente in politica. Ma per la prima volta entrò in una sezione dei comunisti. C'era Bruno, che lei aveva visto da bambino correre per i vicoli del paese e che ora faceva il preside. Angelo, che era medico. Tonino, che faceva l'analista. Carminiello, un vecchio bracciante agricolo da sempre comunista. Misero insieme una lista e la chiamarono Rinnovamento nella giustizia. Parole impegnative e un simbolo significativo, la bilancia. Vinsero con 834 voti e quel giorno il paese fece festa. Si liberò, la gente affollò la piazza, entrò con le bandiere rosse nella sede della DC e con quelle bianche in quella dei comunisti. Portarono la dottoressa in trionfo. Lo Stato è con voi, dissero da Roma. Poi l'euforia e le belle parole passarono. E tutto tornò come prima. I carabinieri erano sempre quelli, pochi. I finanziamenti per le fogne, l'acqua, le famiglie da assistere non arrivavano. La camorra era sempre forte, come prima. 3 anni dopo, il sogno di Olga e dei quindicesi onesti finì. C'era il nuovo piano regolatore da approvare. Cominciavano ad arrivare i primi finanziamenti per la ricostruzione del dopo terremoto.
su quella giunta iniziarono pressioni tremende. Telefonate, strane occhiate, certi discorsi al bar del paese. Si dimisero tutti. La dottoressa tornò nella sua farmacia stanca e delusa. Ed era proprio lì, la sera del 5 maggio 1998, quando la lampagna franò. Bruno faceva il preside a Milano, ma amava il suo paese. Tornò. È stato il preside dell'Istituto Foscolo. Nei banchi della sua scuola si sono sedute le figlie De Cava e De Graziano. Amato dai suoi ragazzi, adorato dagli insegnanti. Francesco Santaniello. A 14 anni emigrò in Germania, dove fece mille mestieri. Quando tornò a 15, mise su un piccolo commercio di materiali edili. Aveva una sola certezza. Mai e poi mai avrebbe pagato il pizzo alla camorra. Per questo morì. Il 31 gennaio 2002, ucciso con un colpo di calibro 38 alla testa. Don Mimì, il prete, anche lui gioì quel giorno quando la democrazia vinse a 15. Ma mi dice che è stanco. Qui non cambierà mai niente. La camorra non esiste per lo Stato. Don Luigi De Ligi pensava che solo con la cultura si sarebbe sconfitta la camorra. Ottaviano. Anche lui era tornato appassionato di politica e innamorato del suo paese. È andato via di nuovo. Così tutto è rimasto come prima. È una calda sera, quella del 26 maggio del 2002. Dalla montagna arrivano i profumi del bosco. Non li sente nessuno a 15. Non le donne dei Graziano. L'odio le divora. Il lutto nero che portano addosso per la morte di figli, mariti e fratelli le ha mangiato pure l'anima. Erano giorni che quelle dei Cava provocavano. Le donne delle due famiglie erano pure venute alle mani davanti alla porta del parrucchiere del paese, se le erano date di santa ragione. Visi graffiati, capelli tirati e minacce. Alla fine erano spuntate anche le pistole. Le donne dei Cava avevano sparato contro due piccirille dei Graziano, poi erano scappate con una vecchia Audi. Quella sera Salvatore Luigi Graziano, 67 anni, uno dei capi del clan, aveva il sangue agli occhi. Sale su un Alfa 45, trascina con sé le sue due nipoti, Stefania di 20 anni appena e Chiara di 21, offese dalle donne dei Cava in quel duello rusticano del 2000. E parte. Con lui c'è anche Alba Cibelli, di 40 anni, una donna dal volto duro come la pietra. La chiamano la vedova, perché due anni prima le hanno ammazzato il marito Eugenio, quello che doveva essere l'erede dei Graziani. Anche lei parte a gran velocità. Le due macchine bloccano l'Audi dei Cava e vomitano una tempesta di colpi. 30 bossoli, tutti di grosso calibro. Maria Cibelli, la cognata del boss, Biagio Cava, muore sul colpo. 10 anni prima le hanno ucciso il figlio Vincenzo. Era anticappato, camminava appena e non ci stava con la testa. Aveva solo 19 anni. Ma i killer non ebbero pietà. Clarissa, la figlia del capo, tenta disperatamente di fuggire. È ferita. Ma ai macellai non basta. Anche Peppone Fabio, un gregario dei Cava, era a terra sanguinante quel 28 aprile dell'83. Piangeva e implorava, non macerite! E quelli gli spararono in bocca. Chissà se la povera Clarissa ha avuto il tempo, anche lei, di chiedere pietà. Aveva solo 16 anni. Dalla macchina dei Cava reagiscono. Le voci raccolte in paese raccontano con una punta di orgoglio e di ammirazione che una delle donne del clan ha risposto al fuoco, forse ha strappato dalle mani la pistola di uno dei killer e ha ferito Salvatore Gigino Graziano e le sue due nipoti. Muore anche Michelina Cava, la sorella del boss. Anche la nipote Felicetta è ferita grave. Ha 19 anni, forse resterà paralizzata per tutta la vita. I Cava hanno avuto la peggio. Il giorno dopo la strage il paese è muto. Nessuno ha visto, nessuno può dire qualcosa, offrire un indizio, una traccia. 15 aspetta la risposta, il secondo tempo della mattanza. 15 sembra un paese morto.
La scuola chiusa, nei vicoli le donne stanno sull'uscio dei bassi a godersi il sole. In quel periodo 15 ha un sindaco, Antonio Siniscalchi, 1246 voti su 1400 schede. Per lui le elezioni sono un plebiscito. I giornalisti cercano di intervistarlo, di fargli dire qualcosa. Lui non si fa trovare, non parla. Eppure era loquace assai Massimino nei giorni dell'emergenza frana. Era diventato il masaniello dei suoi paesani, non gli sfuggiva un microfono. Gli mettono le manette il 24 giugno, un mese dopo la strage. E con lui arrestano tutti. Il vice sindaco, l'assessore, l'ingegnere, il capo dell'ufficio tecnico. Tutti in galera. Per i giudici dell'antimafia di Napoli erano Pappa e Ciccio con i Graziano. Li arrestano all'alba. Gli arresti dimostrano una cosa sola. La strage delle donne non era il frutto avvelenato di una faida familiare. No, quella era guerra. Guerra di camorra. La guerra tra i Graziano e i Cava per il controllo politico, economico e militare di 15 e dell'intero Vallo di Lauro. A 15 si vive così, nell'eterna guerra tra clan di camorra, con lo Stato che solo dopo una strage sembra rialzare la testa, timidamente. I Graziano avevano imprese, prestanome, case, ville bunker, ma subiscono un solo ridicolo sequestro di beni, 3 macchine appena. Ai Cava, invece, viene sequestrata una casa di 400 metri quadrati. Affidata al comune, il sindaco Siniscalchi fa un bando per assegnarla a famiglia indigente e con figlio handicappato a carico. Si presenta una sola famiglia, quella De Cava. Era indigente e con figlio handicappato a carico. Ma chi era Antonino Siniscalchi? Una vittima della camorra o un loro affiliato? L'uomo che aveva tentato l'impossibile, sussurrano poliziotti e carabinieri di queste parti. Tenersi in equilibrio tra i Cava e i Graziano, mettersi in mezzo tra due potenze che qui hanno sempre dettato legge. Guagliù, disse un giorno, voi dovete far funzionare la capa, il cervello, dovete capire che con le pistole non si risolvono i problemi. Voi avete bisogno del nostro aiuto. Carabinieri e 007 della DIA gli avevano imbottito le macchine di microspie e lui lo sapeva. Tant'è si era addirittura lamentato col prefetto di Avellino. Eccellenza, ma qua non si può più lavorare, questi al posto di pensare ai delinquenti. Spiano i sindaci. Diceva anche che la casa di Alfonso Graziano era costata più di 100 milioni e quella per Adriano altri 300, 400. Devono mangiare. E le armi le devono pur comprare, diceva. Insomma, la camorra, tra case e arsenali, ha le sue spese, che vanno soddisfatte. L'equilibrio rischiava di rompersi. Le richieste dei boss si erano fatte troppo pesanti. Antonino Siniscalchi non reggeva più. 3 mesi prima del blitz, annuncia le dimissioni. E lo fa in modo clamoroso, con una lettera al prefetto. Bassolino, la regione e i soldi per la ricostruzione che non arrivano. Questi sono i motivi ufficiali. Ma dietro quel gesto c'erano i primi attentati, la rottura della pax camorristica e la ripresa della guerra tra i Cava e i Graziano. Scoppiano le prime bombe e 4 camion di Felice Graziano prendono fuoco. L'aria in paese è pesante, i patti non valgono più. I mediatori ora non servono e allora ammazzano Ciccio Santaniello, l'ex emigrante che si era sfasciato la schiena in Germania fin dall'età di 14 anni prima di tornare a 15 ad aprire la sua impresa edile. Dicono che sia stato ucciso perché parente dei Cava, anche se la sua fedina penale era pulita. Dicono che si sia opposto alle richieste di Pizzo. Comunque sia, quella morte fa capire al sindaco che la pace è finita, che è di nuovo guerra. Ed è per questo che si dimette. Ma qualcuno lo convince a strappare quella lettera. Lo fa ufficialmente il prefetto, ma lo fa anche qualcun altro che agisce nell'ombra. Siniscalchi deve rimanere al suo posto. E ci rimane, fino all'alba delle manette, quando spariscono tutti, anche gli amici politici. L'Udeur, il suo partito, si limita a fare 2 righe di comunicato. Solidarietà al sindaco e fiducia, ovviamente, nella magistratura. Ma dalle carte dell'inchiesta dell'antimafia di Napoli risulta che Siniscalchi ha una doppia funzione di mediazione.
È il sindaco di tutti che riesce a garantire un certo equilibrio e dunque non appartiene a una sola fazione camorristica. Un difficile equilibrio che si rompe quando iniziano gli attentati, il prologo della nuova guerra di Camorra. Siniscalchi ribadisce di non voler entrare nella guerra di Camorra, che già impazza nel ballo di Lauro. Ci tiene a ribadire la sua fedeltà ai Graziano, ma favorisce, quando proprio è necessario, anche il clan dei Cava, per evitare ritorsioni, per non finire sottoterra. Camorra è insaziabile, quella di 15. Ma come si gestivano gli appalti a 15? Si truccavano, dicono gli inquirenti, che si basano su una conversazione tra sindaco e vice sindaco, intercettata il 2 marzo del 2001. Se non ci sono testimoni, una delle ditte può portare due offerte firmate e patteggiare con le altre. Poi un indagato, una gola profonda, a spiegare un altro meccanismo per aggiustare le gare. Il metodo più semplice è quello di portare a conoscenza dell'impresa protetta i nominativi delle altre ditte invitate. In questo modo l'imprenditore può provvedere a contattarle tutte, governando la gara in modo da ottenere l'aggiudicazione dei lavori con un modesto ribasso. A 15 il sole per spuntare ha impiegato un tempo lunghissimo, 45 anni. Tanti ne sono passati dall'elezione di Fiore Graziano a quella di Liberato Sant'Agnello. Il 3 aprile del 2005 il paese si libera e sceglie un avvocato di 35 anni come primo cittadino. Basta con i sindaci ammazzati, basta con le delibere scritte dai boss, basta con 40 anni di dittatura della Camorra. Sant'Agnello si presenta con la lista Insieme per 15, tutti giovani, età media 23 anni. Salvatore, 20 anni, carabiniere, la prima vittima dei Casalesi, di Alessandra Barone. Nella sezione